Il progetto è di Walter, ma il vino è sempre presente. La giornata di lavoro è lunghissima, divisa in tre turni, dalle 7 del mattino fino a mezzanotte. Due sole pause, a pranzo e a cena. I pannelli sono costituiti da telai in legno d'abete a nido d'ape che vengono poi placcati con fogli di compensato su entrambi i lati. Dopo la finitura si passa alla verniciatura che prevede diversi passaggi. Prima una rasatura con lo stucco steso in maniera omogenea con la spatola su tutta la superficie. Poi, dopo un giorno di asciugatura, si procede alla levigatura. Quindi una mano di cementite e una passata di carta abrasiva finissima bagnata con acqua finché il pannello diventa perfettamente liscio. Solo allora il pezzo raggiunge la mansarda per essere laccato da Walter. La parte difficile è l'uniformità, perché il legno non è mai regolare. Presenta un'alternanza continua di parti piane e curve. Lo smalto deve coprire tutto in maniera uniforme e omogenea, senza mai colare. Non si devono vedere i segni del pennello e se cade un granello di polvere è un disastro. Il caldo e la mancanza d'aria fanno girare la testa, già ubriacata dall'odore delle vernici. Tutto è fatto a mano, senza nessun aiuto meccanico. Il concetto di industria nella Scavolini dei primi anni ha il sapore antico della bottega artigiana. Dopo la laccatura c'è l'asciugatura sulle rastrelliere e infine l'assemblaggio giù nel garage. Ogni giorno Walter e Alfio realizzano con l'aiuto di Elvino una decina di buffet che costano al pubblico circa 20.000 lire l'uno. Un solo modello, in poche misure standard da adattare a qualsiasi ambiente domestico. La credenza al buffet si chiama svedese ed è firmata dallo studio VS, le iniziali di Walter Scavolini.